Allora, Mehmet, lei ha un nuovo giorno, sei di nuovo al fianco di Anna Valle, dopo la compagnia del Cigno, ma questa volta il tuo personaggio non è un cupo e ombroso direttore d'orchestra, ma invece è un generoso e solare musicista che ha anche una, figlia piccola. Allora, raccontaci un po' questo tuo personaggio. Allora, Arturo è un personaggio meraviglioso, nel senso molto libero, molto umano, sta facendo sia padre che madre a questa figlia, come un personaggio libero, appena vede Lea, gli si scatta qualcosa e va indietro a questo amore, questa nuova emozione, ecco. È un musicista come anche nel Compagnia del Cigno, però nel Compagnia del Cigno era molto più classico, invece adesso è un rockettaro. Ha girato il mondo con i musicisti molto conosciuti e poi da quando ha la figlia si è dedicato un po' alla figlia e rimane, cioè, ha deciso di rimanere un pochino più a fare un passo indietro, diciamo, da questa vita di musicisti, un passo indietro, così si dedica di più alla figlia. Ecco, così. Ecco, tra l'altro la figlia è tua figlia realmente, la piccola Chloe. Quindi Esatto, perché hai esatto. deciso di coinvolgere lei? Allora, è successo in verità tutto molto veloce, nel senso perché appena ho capito che ho saputo che il personaggio aveva una figlia di 8 anni, nel provino mio, ho detto a Isabella che io veramente ho una figlia di 8 anni, quindi proprio era perfetto. E quindi lei ha fatto un provino e ha fatto un po' impazzire tutti, direi. Su 7 come vi siete trovati? È Ah, fatto un po' benissimo. strano avere scena tua figlia. Sì, molto strano da un punto di vista, ma era meraviglioso perché comunque la sua prima esperienza, è stata con me, quindi era sotto, era, cioè, ho avuto l'opportunità di essere sempre con lei sul set, quindi e finalmente ha visto in lungo e in largo il lavoro di papà, perché io ho 3 figli, e lei è quella più piccola, e gli altri già lo sanno, sono stati sul set, hanno pure recitato, ma lei mai. Quindi era meraviglioso che la sua prima esperienza è successo con me, e in questo set che eravamo veramente un set, una famiglia da subito. Ovviamente con la sensibilità di Isabella, con il grande cuore che ha, che è diventato mamma di tutti praticamente, e quindi mi ha dato una grande sicurezza e mi sono sentito veramente molto molto protetto, insomma, ecco. E invece da Chloe che feedback hai avuto? Si è divertita, le è piaciuto, ha detto da grande voglio fare l'attrice. Vabbè, loro, i miei figli sono dentro l'arte sempre, diciamo, chi musica, chi balla, chi canta, chi recita, ecco, quindi non è un mondo molto, molto lontano da loro, ecco. Però ovviamente vivere questa esperienza in prima persona l'ha fatto imparare tante cose, ha capito, come ho detto, il lavoro di papà e credo fondamentalmente creare un personaggio e quindi creare, ecco, come ogni artista, creare è magico, no? E poi quando vedi anche il risultato, ancora non ha visto niente, solo poche cose quando siamo andati a fare del doppiaggio, delle piccole scene così. E quindi si vedrà per la prima volta bene bene domani, ecco. Però devo dire che gli è piaciuto molto. Ecco, ma visto che ti fanno fa sempre il musicista, qual è il motivo? E
Allora, io personalmente sono molto legato alla musica, cioè posso dire che sono un nerd di musica, cioè ascolto di tutto. Ho anche passato come un musicista, avevo un gruppo, cantavo, per anni ho suonato la batteria, però parlo di tanto tempo fa, ecco, cioè il nostro l'ultimo concerto sarà il 96, ecco così. Però la casa è piena di strumenti di musica, facciamo sempre qualche cosa, insomma, qualche piccolo concertino a casa. E Però quindi. scusami, dopo 25 anni e visto comunque la popolarità e essere raggiunto, l'idea di tornare a suonare live non ti attira? E mi piacerebbe tantissimo, certo, mi piacerebbe tantissimo. Io ho sempre avuto, insomma, ho avuto un gruppo, quindi era sempre, facevo parte di un gruppo, quindi quella sinergia, ecco, se trovo veramente, dei musicisti e che abbiamo che ne so, inizia tipo una scintilla, mi piacerebbe tantissimo, di nuovo cantare, ecco. Ecco, allora, musicisti all'ascolto, se avete qualche proposta interessante, me la mettete a disposizione. Chissà che magari, no? Non ritorni in questa doppia Certo. veste di attore e parallelamente anche Certo. cantante, musicista live. Certo. Sarebbe male come cosa, Sarebbe sicuramente. fantastico. Infatti. E quindi quali sono i tuoi artisti preferiti, così capito? E che tipo di musica invece ti piace fare? Perché magari non sempre le tue cose coincidono, no? Giusto, giusto. Allora, io ascolto di tutto, ma veramente di tutto, dall'opera, da Callas a Miles Davis, da Slayer a AC/DC, ecco. Io facevo musica rock, però, come detto, cioè, mi piace molto la musica, godo proprio dal jazz a musica classica, tutto quanto. E quindi ho diverse colonne sonore per diversi situazioni, ecco, e quindi c'è cioè, molto eclettico, ecco, il mio playlist ed è sempre così. E cerco di dare anche questo ai miei figli, però mi piace, diciamo, la musica, non so come posso definire, la musica intelligente, la musica che mi sorprende. La musica progressiva, per esempio, mi piace molto, in tutti i generi, sia rock che fusion jazz, che insomma classico, però la musica mi deve sorprendere, ecco. Visto che hai detto che uno dei tuoi figli suona, potresti coinvolgere, come hai fatto con Chloe, anche, no? Sì, esatto, speriamo. Quanti anni ha il tuo figlio che suona? Altri figli, ho un figlio di 15 anni e poi una figlia di 12 anni e poi Chloe, che adesso è diventato 9. E quale dei due suona? Mio figlio suona la chitarra, quella di 12 anni che si chiama Maya, balla e fa ginnastica. E Chloe gli piace molto cantare, anche a lei. Beh, vedi, 14 anni, quindi ormai è pronto per iniziare, magari, ovviamente, una band padre e figlio, anche perché suonate strumenti diversi, tra l'altro, quindi capito che potete anche interagire. Aggiungete uno zio al piano e state a posto. Sì, infatti, speriamo, vediamo che succede. Senti, ma invece come progetti futuri, c'è un personaggio che ti piacerebbe? Al di là del musicista, che ormai diciamo l'abbiamo fatto, c'è un personaggio in particolare che ti piacerebbe interpretare, che sogni di interpretare un giorno? Guarda, se mi chiedi così, adesso non mi viene in mente niente, nel senso non c'è una cosa particolare, però vabbè, ogni personaggio che mi offrono, ovviamente poi quando inizi a studiare trovi la profondità di quel personaggio e ti innamori. E de devo dire che ho avuto la fortuna di
di lavorare tantissimo anche in Turchia, quindi sono riuscito a fare dei personaggi molto particolari, sia quelli già vissuti, per esempio ho fatto una serie in Turchia che poi è stato un successone che hanno venduto in 200 paesi del mondo, che praticamente raccontava la storia del Sulaimano il Magnifico, il sultano ottomano, e io facevo il suo primo figlio, che poi purtroppo viene ucciso dal suo padre. E quindi questo personaggio, a parte che perché era veramente vissuto 500 anni fa, mi ha dato una grande responsabilità, ma dall'altro punto di vista abbiamo girato tutte le scene suoi nei location veri, nel senso, non so se sei stato a Istanbul, ma tipo c'è il Sono stato, meraviglioso. palazzo di Topkapi, che è il palazzo del sultano, e io cioè stavo là dove veramente il principe Mustafa, che si chiamava il mio personaggio, dove ha fatto il giuramento 500 anni fa. Cioè abbiamo girato nei posti veri, e ovviamente anche quello ti dà un'energia, una responsabilità molto molto forte. Insomma, questo personaggio è andato in giro per il mondo e ancora oggi ricevo dei messaggi da Sud America, dalle Filippine, ho diversi fan club in Russia, in Argentina, insomma, ancora la gente mi manda tantissimi messaggi meravigliosi rispetto a questo personaggio. Poi ho fatto vabbè, personaggi pazzi, quelli più umani, quelli più cattivi, insomma, e ognuno è come un mio figlio, ecco, non potrei separarli, ma ogni personaggio ha la sua magia, la sua profondità, anche magari ci sembra molto superficiale, ma appunto ecco, quando ci sembra molto più superficiale un personaggio, è lì la cosa diventa ancora più difficile perché nessuno è superficiale. Quindi devi trovare la profondità in ogni personaggio, ecco, cioè, è la mia passione, ed è sono molto fortunato di fare questo lavoro che mi piace, ecco. La fortuna che non hanno tutti, appunto, infatti Esatto. lo sei. E quindi, Esatto. volendo in chiusura, dare agli spettatori, dire perché dovete assolutamente vedere Lea un nuovo giorno. Perché è pieno di speranze, è pieno di situazioni che sicuramente tutti troveranno qualche cosa dalla loro vita mentre lo guardano, perché è un progetto molto corale, molto ben scritta, e quindi ci sono tantissime situazioni che sicuramente tutti troveranno qualche parte di loro dentro questo progetto. Ma vorrei dire la speranza, ecco, la speranza c'è sempre. Ringraziando, ti diamo l'appuntamento per... Su Rai 1, sì, e ci vediamo tutti, siamo molto emozionati, non vediamo l'ora. Grazie Perfetto, allora grazie e complimenti. a te, grazie.